in angolo, 33esimo 1-1 linea Bari. È il 33esimo, siamo sempre sullo 0-0 tra Bari e Palermo, ma si continua a giocare nella metà campo e nell'area del Palermo. Poco fa, cioè alla mezz'ora, ancora il Bari è andato vicino al gol a conclusione di una bellissima azione. De Rosa, Maio, Bresciani, sul quale è intervenuto Silipo e ha liberato a filo di palo. I calci d'angolo per il Bari sono saliti. Allora, attenzione, chiedo scusa, è Como, Juventus. Atterrato, attenzione. Vai, allora tu. Gol! Gol! Ha segnato il Bari, ha segnato il Bari in questo momento. Era stato atterrato, scusate. Scusami Ezio, bisogna dare la parola un attimo a Dalla Noce. Niente, volevo dire che la Juventus è passata in vantaggio con un gol di Gentile, approfittando di una mischia in area comasca. Quindi la situazione, quando siamo esattamente al 34esimo e 30 secondi della ripresa, è la seguente: Como 0, Juventus 1, rete di Gentile. Vai Ezio! È passato in vantaggio il Bari, come avrete capito anche dal boato, dall'urlo della folla. C'è stata un'azione un po' confusa con una palla alta in area. È uscito il portiere Oddi, non è riuscito però ad afferrare la palla che l'ha lasciata. È intervenuto un giocatore del Bari, ci sembra Iorio, è stato afferrato dal portiere, atterrato, e proprio mentre l'arbitro si stava dirigendo per fermare il gioco e forse per comandare il calcio di rigore a favore del Bari, Acerbis è intervenuto da dietro, ha scagliato un gran tiro e ha messo la palla in gol. L'arbitro ha concesso il gol e quindi il Bari è passato in vantaggio al 33esimo del primo tempo con Acerbis. La linea credo a Bortoluzzi. Bene, grazie Luzzi. Allora vediamo la situazione sugli altri tre campi della Serie A, 14 minuti circa dal termine. Ad Avellino l'Udinese in vantaggio sempre per 1-0 sui locali. Catanzaro 1, Bologna 0, a Cesena 1, Genoa 0. A 13 minuti dal termine vediamo i parziali in Serie B. Catania 2, Foggia 0, Cremonese 0, Varese 0, Lazio 1, San Benedettese 1, Lecce 1, Perugia 1, Pescara 0, Pisa 2, Pistoiese 1, Rimini 1, Reggiana 1, Spal 1, Sampdoria 5, Brescia 0, Verona 3, Cavese 0. In Serie C Monza 0, Atalanta 0, Parma 1, Modena 1. Andiamo con interventi più brevi, vai Enrico Meri. Bene, al 33esimo minuto di gioco della ripresa, risultato sempre di 0-0, e sul campo è giunta sicuramente la notizia del passaggio in vantaggio della Juventus a Como, quindi la Juventus raggiunge in classifica generale la Fiorentina al primo posto a quota 26. Naturalmente se i risultati resteranno così fino alla fine dell'incontro. Attenzione a Meri, scusa, calcio di rigore a favore del Bari per mani, ci sembra, di Cicco del Palermo. E sulla palla vediamo che si è portato Iorio, palla sul dischetto, tiro, rete, 2-0 per il Bari sul Palermo. Un attimo Enrico. Iorio, capocannoniere del campionato di Serie B, linea del Va bene, allora Bari 2, Palermo 0, un attimo Enrico, scusami.